Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video. Oggi voglio proporvi un make-up tutorial sui toni del rosso, perfetto per mettere in risalto i vostri occhi. Ma iniziamo subito. Applico su tutta la palpebra un ombretto in crema opaco come base color panna. In questo video vedrete moltissimi prodotti nuovi, tra cui la palette Different di Moolak e altri prodottini. Poi sistemo le mie sopracciglia con la mia solita matitina della Pupa. Vi ricordo che trovate la lista di tutti i prodotti nel campo informazioni sotto il video. E poi inizio con questo bel color rosso fucsia, diciamo più un vinaccia, che sfumo nell'attaccatura dell'occhio e pochino nella piega. Successivamente prendo un color rosa chiaro e lo sfumo bene nella piega dell'occhio per creare questo gradiente di colori che vedrete successivamente. Riprendo poi il fucsia vinaccia e vado ancora a definire la piega della palpebra. Poi prendo questo bellissimo ombretto di MAC e lo applico su tutta la palpebra mobile. Riprendo poi Juicy e vado nuovamente a ridefinire la palpebra esterna, la piega esterna dell'occhio. Poi prendo questo bellissimo colore un po' brillantinato e do ancora più definizione, come vedete. A questo punto prendo un bel pennellone da sfumatura grande e inizio a sfumare, aggiungendo anche un pochino di rosa pallido per aiutarmi nella sfumatura. Poi prendo questo marroncino terra bruciata e continuo la sfumatura nella parte alta. E poi vado di nuovo a sistemare un po' gli angoli esterni. A questo punto prendo un color panna e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. E ora passiamo momentaneamente alla base per il viso. Uso questa fantastica smugnetta nuova di H&M H&M e per applicare il nuovo fondotinta che sto provando, lo Studio Fix Fluid di MAC. Questa spugnetta costa veramente poco, sui 3-4 euro, e devo dire che non è male. Come alternativa alla Beauty Blender che costa sui 20 euro. Applico quindi il fondotinta su tutto il viso, picchiettando bene soprattutto sulle zone più critiche. A questo punto applico un po' di correttore nella zona delle occhiaie, prima questo correttore color diciamo giallino aranciato e successivamente prendo un correttore barra illuminante in crema e creo dei punti luce. Questo è un pennellino di Zoeva con cui mi trovo molto molto bene, trovato in un kit di pennelli che avevo comprato qualche tempo fa sul sito Sephora. E applico lo stesso illuminante anche sul dorso del naso e sull'arco di Cupido. Proseguo poi con un correttore, con un eyeliner. Purtroppo questa parte non è mai a fuoco. Poi piego le ciglia con il piegaciglia di Moolak e continuo applicando questo fantastico mascara che allunga moltissimo le ciglia, le rende belle e voluminose. Adesso prendo una matitina di Pupa Multiplay color viola e vado a ridefinire la parte inferiore dell'occhio.
e la sfumo anche un pochino con un pennellino. Però non contenta, prendo un colore molto più vibrante. Questo è un viola super super bello, veramente fantastico, super vibrante, e lo applico sopra. Poi prendo un colore illuminante, quindi un panna satinato, e lo applico nella palpebra interna dell'occhio. Un pochino anche sotto l'arcata sopraccigliare. E questo è il trucco occhi. Finiamo adesso il trucco del viso. Opacizzo tutto l'incarnato, quindi fisso le varie creme con questa cipria, che è la mia preferita da sempre e costa veramente veramente poco. Poi vado ad fissare le sopracciglia sempre con un prodotto della Pupa che ho da tempo, e poi sempre con questa palettina fantastica di Pupa vado a definire l'incarnato, vado a fare un po' di contouring. Tra l'altro, visto che oggi, in questi giorni, per la festa della donna, è anche in offerta, costa veramente poco, quindi se vi va date un occhio perché è veramente valida. Poi prendo un blush, questo è Melba di MAC, se non sbaglio, o forse un altro, no, forse è Pinch o Peach, non è Melba. E poi sopra vado con un nuovo prodotto della nuova collezione primaverile di Pupa, che è molto bello, un blush veramente molto molto bello, molto satinato, e lo applico sopra per dare un po' di luminosità e di tono. A questo punto prendo un ombretto di MAC e lo uso come illuminante. Prendo sempre questo rossetto della nuova collezione primaverile di Pupa, fantastico, molto carino, sia questo sia l'altro in una tonalità un pochino più naturale, potete vedere comunque le collezioni sul loro sito, e vado a ridefinire prima il contorno labbra e poi con l'altra parte del rossetto vado proprio a riempire le labbra. E questo è il look finito, spero che vi piaccia, fatemi sapere se vi piace con un like, scrivetemi un commento e aggiungetemi sui social network. Alla prossima, ciao!